Inizia quest'oggi il cammino che porterà la Nocerina all'anticipo di sabato prossimo al San Vito di Cosenza. Mister Erra, data la pioggia copiosa che sta colpendo Nocera in queste ore, ha fatto svolgere ai suoi uomini un lavoro tecnico nella palestra antistante allo stadio. Allenamento leggero per diversi uomini, Mangiapane, Citini, Lattanzio, Landolfi ed Amoruso hanno svolto un lavoro blando per diversi acciacchi, mentre si sono allenati a parte, ma più intensamente, Colletto e Di Domenico, mentre Giovanni Piemonte è rimasto a riposo per la botta subita al polpaccio destro 10 giorni fa. Dopo il lavoro tecnico, i calciatori hanno continuato ad allenarsi in palestra sotto la supervisione del preparatore Esposito. Domani, dato l'anticipo di sabato, si anticipa anche la classica partitella infrasettimanale, che si terrà nel pomeriggio alle ore 15 contro la formazione juniores di Mister Cerdillo. Dopo l'allenamento, Mister R ritorna con noi alla partita di Monica, ma si proietta sull'anticipo di sabato, che vedrà i rossoneri impegnati sul campo della capolista Cosenza. Domenica a Modica, un errore dal dischetto, una traversa e 3 belle parate del portiere siciliano hanno impedito alla Nocerina di gioire per una meritata vittoria. No, ultimamente ci stiamo riuscendo, stiamo facendo delle buone cose, stiamo creando tante occasioni, però purtroppo non riusciamo a concretizzare quanto riusciamo a creare. Questo, diciamo, mi rammarica un po', perché anche domenica abbiamo fatto una grossa prestazione, ho avuto 5-6 palle gol importanti, però usciamo con questo 0-0 che mi rammarica molto, anche se sono contento per la prestazione. Sabato si va a Cosenza, partita dura, difficile, Cosenza non vorrà mollare niente, però si va con la convinzione che si può dire la nostra su al San Vito. Sì, noi andiamo senza eccessive pressioni, loro sono primi, hanno il dovere di vincere, noi siamo in una buona posizione di classifica, quindi giocheremo senza pressioni, cercheremo di metterli in difficoltà. È un motivo per noi anche di confrontarci con una squadra che ha fatto 66 punti, quindi vogliamo vedere anche noi il nostro valore effettivo. Squadra che non perde comunque da 17 gare, sintomo che questa squadra non è da buttare in toto, come si diceva all'inizio del campionato. Beh, il fatto che ha perso solo 3 partite, come le ha perse, siamo l'unica squadra che ha perso di meno, non il Cosenza, quindi fa capire che comunque la squadra è tosta, è solida, però purtroppo anche a volte su un risultato di equilibrio non riusciamo mai a sfruttare quell'episodio che ti potrebbe far cambiare marcia, questo è.